A fronte di un aumento di attenzione e controlli diminuiscono i reati, quasi il 50% in meno dei furti e l'80% in meno dei reati legati agli stupefacenti. Solo a Torino l'analisi della prefettura nel giorno del vertice sulla sicurezza fotografa una città più sicura rispetto al 2019 pre-pandemia e rispetto al resto della provincia. Se il totale dei reati segna meno 2,6% in provincia, a Torino arriva a meno 27%, segno per il prefetto che si sta andando nella direzione giusta con controlli mirati e operazioni ad alto impatto. Dall'inizio dell'anno ce ne sono state 133 di queste operazioni ad alto impatto, con l'impiego di circa 3.000 uomini. Resta però la percezione di insicurezza dei cittadini dovuta al fatto che i reati sono concentrati in determinati periodi e in determinate aree e con l'aumento dei controlli in alcune si spostano in altre. Siamo assolutamente consapevoli che non è sufficiente e che ovviamente quello che non va fatto è spostare le zone di spaccio. E se un presidio delle forze di polizia del SILP CGIL lamenta la carenza di agenti proprio sul capoluogo, la questura ha una carenza di, parliamo sull'ordine delle centinaia, di 200-300 uomini. La regione annuncia 1 milione di euro di fondi. Uno stanziamento straordinario proprio su Torino di 1 milione di euro che viene destinato attraverso un protocollo che è in corso di definizione col ministro Piantedosi. Serviranno a finanziare anche una centrale operativa unica dove convergere i vari sistemi di videosorveglianza di Torino e comuni dell'Interland con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. E una mano potrebbe arrivare anche dai gruppi di vicinato visti con favore da prefetto e questore.